abbiamo assistito ancora una volta ad una polarizzazione del dibattito e quindi a posizioni distanti, così come sta accadendo da un po' di anni a questa parte in ambito europeo, in seno al Consiglio o anche in seno al Parlamento, che poi danno come risultato purtroppo l'impossibilità di convergere su una posizione comune e dunque l'assenza di una gestione europea dei flussi migratori.